Signor Boccadoro, la Protezione Civile di Vercelli viene continuamente chiamata per l'emergenza terremoto e neve in meridione centro-sud Italia. Sì, viene chiamata naturalmente la Protezione Civile. La Protezione Civile Comunale opera a livello coordinamento, quindi c'è un coordinamento provinciale Vercelli e la Protezione Civile Comunale fa parte assieme di altri gruppi al coordinamento. E il coordinamento mediamente ogni 15 giorni manda su delle squadre nelle zone terremotate per poter dare il cambio e fare ritorno alle altre squadre. Di quanti uomini parliamo? Generalmente ogni spedizione è composta dai 15 ai 20 uomini. E il settore della cucina in questo momento è il più importante, perché il settore della logistica, il campo è già stato formato ed è in piedi. Quello che conta più importante in questo momento è il settore della cucina, che bisogna comunque offrire i pasti alla popolazione, quindi l'approvvigionamento alla popolazione. Ma in che condizioni stanno lavorando i vostri uomini? Beh, sono condizioni abbastanza difficili, perché il freddo è pungente, dormire nelle tende fa freddo, c'è la neve, come se non bastasse c'è stata anche una parte di alluvione e in più c'è anche la tormenta, quindi le condizioni sono non difficili ma molto difficili. Riescono a essere di supporto anche di sostegno, insomma, alla comunità locale? Certamente, nel modo più assoluto, infatti la maggior parte di lavoro che viene fatto è proprio a sostegno della comunità locale, non solo a livello di operatività, ma ci sono anche degli psicologi che provengono dal settore della protezione civile regionale che danno sostegno alla popolazione. Grazie e buon lavoro. Ecco, grazie.